Il primo mio pensiero va a Nicola, che ha passato quello che ho passato io, quindi bisogna capirlo. Io dico che fa parte di questo mondo e che non si deve sentire l'unico responsabile, perché quando anch'io sono stato esonerato non mi sono sentito l'unico responsabile. Questo è il primo obiettivo, che Cesena deve essere rispettata in tutta Italia, in qualsiasi campo andremo. Ci vuole un po' di pazienza, lo chiedo al pubblico, di avere un po' di pazienza, perché dei maghi non esistono. Quindi oggi la perdita di voce è stata di andare a toccare tre concetti, due, nella fase difensiva, perché penso che sia quello in questo momento, quello non è il reparto più fragile, quello che ha bisogno un po' più di tranquillità. Ho detto al Presidente, io vorrei allenare ancora 5 anni, vuoi smettere? E poi fare 4 qui. 4 qui. Il quinto che non so dove. E poi vorrei smettere e trasferirmi. No. Comprato a casa di Cesena, no, tipo, scusa. Ma è chiusa la carriera Fornetta. Se qualcuno ha qualche registrazione, secondo me erano 5 anni, anche 5 anni fa. No, avevo detto fino a 52. Fino a 52, vedi che lo so. 52, vabbè. Fino a 52. C'è Guiducci che di solito... No, fino a 52. E me ne mancano 5. E me ne mancano 5, hanno 47 e me ne mancano 5. Quindi sono 5, quindi vorrei farli nella mia testa tutti qua. Poi adesso abbiamo fatto un biennale, che io spero che sia triennale, quadriennale, perché le cose vanno bene. Però sono sicuro che con la tranquillità e con la pazienza qualche cosa metteremo a posto.